Ok ragazzi, nuovo video, oggi parleremo della carne grass fed, quali sono i benefici, perché io personalmente consiglio di utilizzarla e logicamente che cos'è questa tipologia di carne. Ora, primo punto essenziale, perché poi di questo andremo a parlare, perché è importante andare a selezionare le fonti alimentari nel nostro piano di nutrizione e perché io personalmente do tanta importanza alle fonti, che è il motivo per cui sto facendo questo video. Allora, due importanti principi. Il primo è che non potete pensare di basarvi soltanto sui macronutrienti, quindi imposto carboidrati, grassi e proteine dell'alimentazione e scelgo le fonti che mi interessa purché rientro in questi macros. Questo è assolutamente sbagliato, perché in primis non vado a indagare su quelle che sono le tipologie di acidi grassi che vado a immettere nel mio organismo, le tipologie, il pool aminoacidico e le tipologie ovviamente di glucidi, quindi di saccaridi che vado a prendere, e questo ovviamente fa una profonda differenza su quella che è la risposta del nostro organismo a quel che mangiamo. Allo stesso tempo non indago su quelli che sono i microelementi, che è molto importante. Quindi in sostanza, se io ragiono esclusivamente sui macros, sui macronutrienti, allora inevitabilmente andrò incontro a determinate carenze alimentari, ok, di micro o macroelementi. Però detto questo, secondo aspetto molto importante, ossia, e da qua è un tema che vorrò affrontare in tanti altri video, quello della salute gastrointestinale. Perché è importante? Perché problematiche da un punto di vista gastrointestinali non rappresentano soltanto un malassorbimento dei nutrienti, quindi ovviamente un qualcosa che ci impedisce di utilizzare al meglio quello che mangiamo, ma allo stesso modo rappresentano degli stressor che vanno ad aggiungersi ed impattare negativamente su quello che è il nostro sistema. Ora, l'ho già detto più volte, più il nostro sistema è scevro da stressor esterni, più può concentrarsi sullo stressor principale, che è l'allenamento, ed adattarvisi. Quindi in sostanza, meno stressor ho nel corso della giornata, nel quotidiano, sia da un punto di vista di alimentazione sia da un punto di vista di stressor esterni, lavorativi eccetera, più saranno efficaci i miei protocolli di allenamento, più otterrò risultati da un punto di vista di ricomposizione corporea, quindi logicamente anche di ipertrofia. Però detto questo, iniziamo con la prima domanda importante, ossia che cos'è la carne grass fed. Si tratta di una tipologia di carne che deriva da animali che mangiano esclusivamente erba, così come sono stati pensati in natura, animali che tra l'altro non vengono bombardati di ormoni e antibiotici, quindi logicamente si differenzia profondamente dalle altre bestie che noi normalmente troviamo al supermercato, che sono animali che non solo vengono imbottiti di antibiotici ed ormoni per logiche naturalmente di mercato, ma allo stesso tempo mangiano grano sostanzialmente. Infatti la maggior parte del grano che l'uomo va a produrre in realtà lo utilizza e viene utilizzato nell'industria alimentare per far nutrire quelli che sono i bovini che andremo poi a mangiare. E anche quando andate al supermercato e trovate il pollo o la carne biologica, in realtà si tratta semplicemente di animali che mangiano grano bio, però di per sé non sono assolutamente animali che mangiano erba. Ora, voi sapete benissimo il concetto che siamo quel che mangiamo, e se quello che mangiamo noi, di cui ci nutriamo, va ad impattare sulla nostra composizione corporea, quindi quello di cui siamo fatti, sia a livello di tessuto adiposo che a livello di tessuto muscolare, logicamente quello che mangiano gli animali anch'esso va a impattare sulla loro composizione corporea, ok? Quindi dovete vedere tutto come un circolo. Quindi logicamente degli animali che mangiano erba avranno una composizione corporea, quindi dei microelementi, dei macroelementi, quindi la carne di questi animali sarà tendenzialmente diversa, e come carne intendo logicamente anche il grasso intramuscolare, il grasso sottocutaneo eccetera. Quindi questi animali avranno una composizione corporea tendenzialmente differente e, come vedremo, molto molto più ricca e interessante. Allora, queste differenze sono principalmente il fatto che ci sia un migliore equilibrio omega 3 omega 6, ok? Ora, voi sapete benissimo che nella nostra alimentazione tendenzialmente c'è una sovrabbondanza di omega 6 rispetto agli omega 3, ok? Ci dovrebbe essere una ratio tra questi due acidi grassi essenziali, e tendenzialmente noi siamo molto più squilibrati nei confronti degli omega 6. Questo poi in diversi studi si è visto essere causa di infiammazioni subcliniche, anche di sindrome metabolica. Però il punto essenziale è che la carne grass fed è particolarmente ricca di omega 3, e ne ho già parlato nel video sull'integrazione che reputo fondamentale. Gli omega 3 sono importantissimi per noi, questo sia perché in questo modo ci garantiamo un corretto apporto di acidi grassi essenziali, però sicuramente non è il fatto che mangiate carne grass fed che vi tutela da questo punto di vista, dovrete sempre integrare a mio avviso, ma soprattutto gli omega 3 hanno un forte potere impattano negativamente sui marker infiammatori, ok? Quindi hanno questo potere antinfiammatorio che è particolarmente utile, perché quando ci alleniamo, ne ho già parlato, creiamo infiammazione, quindi va bene lasciare che il nostro corpo vi si adatti, però dargli anche un aiuto e quindi combattere questa situazione infiammatoria di base ci permette di recuperare meglio, poterci riallenare con la stessa efficacia, lo stesso impatto più frequentemente, quindi
quindi avere migliori risultati da un punto di vista ipertrofico. Ok, quindi al di là dell'integrazione di omega 3, sicuramente il fatto che questa carne sia particolarmente ricca di omega 3 è una cosa molto molto benefica, ma in generale la composizione di acidi grassi di questa carne è particolarmente buona, non soltanto per l'elevato contenuto di omega 3 ma anche per l'alta presenza di CLA. Ok, quindi capiamo bene che se ragioniamo sull'apporto di acidi grassi nella nostra alimentazione e cerchiamo di orientarci su grassi buoni, ecco che la carne grass fed rappresenta sicuramente un alimento molto molto interessante da inserire nel nostro piano di alimentazione, e in quest'ottica anche inserire tagli un po' più grassi, ok? Non sicuramente dei tagli al 50% di grassi, però anche al 5, 10, 15% di grassi può essere una mossa sicuramente molto molto interessante. Oltre a questo, un grande beneficio è la presenza di microelementi, soprattutto da un punto di vista di vitamine. Quindi non solo c'è un'alta presenza di vitamina K2, questo perché le piante contengono la vitamina K1, i bovini sono particolarmente efficienti nel convertirla in K2, ma anche tanto beta carotene, tanta vitamina E, quindi da questo punto di vista abbiamo una carne che è particolarmente ricca di microelementi, e questo non ci esula dal fatto che integrare con un multivitaminico può essere sicuramente una mossa sensata, però comunque assicurarci anche una buona fetta di microelementi dalla nostra alimentazione è una mossa molto molto intelligente. Queste differenze che abbiamo visto sono di fondamentale importanza, ragazzi. Perché? Perché la carne rossa viene demonizzata sia per la presenza di antibiotici, per la presenza di ormoni, per la sua percentuale negativa, comunque la composizione negativa di acidi grassi, ok. La carne grass-fed rappresenta dei vantaggi su tutti questi fronti, quindi è una tipologia di carne rossa che può essere inserita anche con una buona frequenza nel nostro piano nutrizionale. Quindi cerchiamo di trarre delle conclusioni in merito. La prima l'abbiamo in realtà già detta, ossia non escludere la carne rossa dal vostro piano nutrizionale. Inseritela, potete inserirla 2 volte a settimana, potete inserirla anche 3 volte a settimana, 4 volte a settimana, anche tutti i giorni, perché questa carne ha una composizione sicuramente ottima da un punto di vista nutrizionale, ok? Però c'è un ma, una seconda conclusione. Ossia la seconda conclusione è che in generale dovete cercare di muovervi su una rosa di alimenti che è comunque abbastanza varia. Ora, scegliere e selezionare le fonti non vuol dire avere 3 alimenti in croce e scegliere tra questi 3, ok? Assolutamente no. Vuol dire semplicemente selezionare una rosa di fonti, e come fonti intendo non soltanto il generico ma anche lo specifico, in questo caso non soltanto carne rossa ma carne rossa grass fed, uova e pollo da galline free range, insomma anche fonti specifiche. Avere quindi una rosa abbastanza ampia e spaziare tra tutti questi. Abbiamo già detto, non è soltanto proteine, grassi e carboidrati, ma amminoacidi, acidi grassi e saccaridi, ok? Quindi ragionare da un punto di vista un po' più specifico ci permetterà di spaziare, avere alimenti che hanno composizioni diverse di quel che mangiamo, e logicamente garantirci il più possibile di stare fuori a situazioni deficitarie in generale, ma anche un corretto apporto di tutti i singoli amminoacidi, acidi grassi e via discorrendo. Ok, quindi spaziare tra tante fonti diverse. In altre parole, non è che adesso che avete scoperto carne grass fed mangiate soltanto carne grass fed, ma scegliete, assolutamente spaziate su altre tipologie e fonti proteiche. Altra conclusione, e su questo voglio che sia molto molto importante. Ora, io personalmente credo molto nella scelta delle fonti, ok? La reputo molto importante, però logicamente i macronutrienti sono alla base, ossia carne grass fed, ok, ottima, ci fa bene, però non dobbiamo a questo punto insaccarci di carne grassa perché c'ha tanto CLA, c'ha tanto omega 3, quindi mangiare un chilo di carne al 50% soltanto perché è grass fed, ok? Ragioniamo comunque sempre sui macronutrienti e muoviamoci su una selezione di fonti che sia sicuramente sensata, ok? Quindi calorie, macronutrienti, fonti alimentari, insomma la solita piramide di cui abbiamo già più volte parlato. Ed altra conclusione, non smetterò mai di ripeterlo, abbiate sempre sempre un occhio per la salute. Quindi l'esistenza di MUS, sintomi vaghi e specifici, problematiche di qualsiasi genere, cercate di combattere tutto quanto, perché, ok, al di là dell'importanza della salute, che credo che sia la palissiana, se la volete vedere in questa maniera, più siete sani, più otterrete risultati, quindi più diventerete grossi e tirati. Quindi se c'è la salute come base di tutto quel che fate dopo, allora conseguentemente i vostri risultati anche si adatteranno, andranno di pari passo e saranno sicuramente migliori, ok? Quindi ragionate sempre sulla salute in primis. E detto questo, per questo episodio anche è tutto. Io, tra parentesi, visto che me lo chiederete sicuramente sui commenti, la carne che acquistiamo la acquistiamo da GrassFed Italia, ok? È un'azienda che fa provenire la carne direttamente dall'Irlanda, perché tra l'altro noi ci siamo avvicinati molto al GrassFed quando abbiamo fatto il viaggio in Irlanda, mi sembra un paio di anni fa. Giorgia me lo regalò per il compleanno, e là il GrassFed va veramente veramente tanto, soprattutto nella comunità di bodybuilding, palestra, fitness, eccetera. Quindi ci siamo avvicinati molto al GrassFed, e l'Irlanda è molto famosa
famosa per la qualità non solo della carne, ma anche e soprattutto della carne grass-fed, ok? Per cui questa azienda, Grass-Fed Italia, fa venire la carne direttamente dall'Irlanda, la spedisce, ha una varietà di tagli tra cui potete scegliere, quindi andate sicuramente sul loro sito. Non sono sponsorizzato per dirlo, non ho un accordo commerciale con loro, quindi veramente lo dico perché abbiamo fatto l'ordine l'altro giorno, è stata una piacevolissima scoperta, quindi mi è venuto in mente fammi fare un video sulla carne grass-fed, perché lo feci mi sembra diversi anni fa, però poi non l'ho più trattato come argomento. Quindi detto questo, io vi invito a scrivere qua sotto qualsiasi altro dubbio vi venga, qualsiasi esperienza che avete avuto anche voi con questa tipologia di carne in generale, con la scelta delle fonti.